Buongiorno. Tempo com'è stamattina? Insomma, un po' nuvoloso, un po' nuvoloso. Ah, ti dormi ancora? Pietro, Pietro, svegliati. Comunque si ritorna. Ma dobbiamo andare a scuola. Poi mi fermerò con Debbie sicuramente per un po' di prendere un caffè. E poi ci aspetta un'altra giornata intensa. Mamma mia. Vamos. Mary, tu già sei pronta? Dicevi di venire con me, vero? Certo, come sempre. Alzati, dai! E alzati! Oh Gesù, mo! No, Ma muove! perché non vuoi farmi lanci? Chi dai ti prende poi gli fai lanci? Piero, sei troppo monello. Dammi l'altro piede. Piccine. Quando ti impari a fare i lacci? Io quando ho imparato. Più piccolini le pietre, già sapevo un Sei po'. Chi sei proprio un musciottone? un No, marmocchietto. chi sei perché so che ci ho fatto in menù. Non capite che mo Si devi deve imparare a vestire da imparare. solo. No, a vestire si veste da solo, quando dice lui si veste. Poi quando si scoccia. Eh beh. Sì, guarda che mamma non ti può vestire fino a quando non ti fai di 20 Ma che questa cosa è sua, quando si sposa. Già, alzati, mettiamo i grembi, vuol farti aggiustare. l'altro. Au, alzati. Stizziamo Stefano. Perché? E vediamo. Metto grembiule, ah. Metti di Ah, grembiule. mi dà fastidio dietro. Yeah. Metti grembiule. Oh, guarda qua. Pokémon, c'è Gente. Meronne, mi meronne. Yeah, prendi giù il vino. Allora, Maria Pia, Sanremo finito. Allora, vogliamo un tuo, come possiamo dire, una tua valutazione. Allora, mi devi dire, il primo posto, Blanco e E Mahmood, Mahmood. per te meritato? Sì, e devo È mettere una canzone Blanco. che avresti voluto vedere più in alto, che magari... Allora, le canzoni della Rettore del Dito nella Piaga, I Snob e U più in alto devono stare, e pure altre canzoni che adesso non mi ricordo. Però sì, cioè, non è che E la stanno tua in canzone alto. preferita? La mia preferita. A me piacciono quelle là di Mahmood e Blanco, quella di Elisa, poi quella di Massimo Ranieri, e anche quella di Gianni Morandi, quella di Aitnobe U, mi piace un sacco. Non è una preferita. Anamena. Irama pure, bella E ti canzone. piacciono tutto quanto? Ma hai visto che è una, ma capiti, Che ci posso eh? fare? Bravo. Pure quella di Anamena mi piace, dicendomi no. E fanno poca nemmeno, eh? No, Quando la notte arriva, Yarish! ma non la so. E quando poco ritornare? Non so, c'ho i ritornelli, dice parole incomprensibili. E È uomo, non è che parla io capisco inglese. soltanto quando la notte arriva ai 200.000 ore, basta. Ed è America Latina, che spende che si tre parole a giocare a vitro ritornello.
Vabbè. Cattivo tempo, ragazze, cattivo tempo. Fa freddo e piove, piovigina, piovigginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mare. Allora, ragazze, sono stata all'Ipergì un attimo perché dovevo fare giusto un po' di spesa. Ah, Maria Pia, prendimi un attimo quel detersivo da là, devo farlo vedere. Ragazzi, tengo cappellini a scialle, ragazzi, sono stata un po' raffreddata, fortunatamente niente Covid, solo un po' di freddo ho preso. Allora, voglio mostrarvi un po' la spesa che ho fatto stamattina, ma giusto qualcosina, niente di che. Allora, eccoci qua, siamo pronte in postazione per farvi vedere più o meno la piccola spesuccia che ho fatto, niente di che. Però volevo farvi vedere questo prodotto che ho comprato all'MD della Sial, che stava a 99 centesimi. È un simil alba alga, quindi è la stessa cosa, cambia soltanto la marca. Quindi sapone ecologico per bucato. Però ragazze, voi se conoscete questi prodotti sapete benissimo che si può lavare sia il pavimento, l'acciaio, si sgrassa. Io quando è in offerta io lo prendo sempre, quindi è veramente il top come detersivo. Poi stamattina mi sono trovata già per prendere alcune cosucce al supermercato Sisa e ho voluto prendere una confezione di spuma di champagne detersivo bianco puro, che è per bianchi e colorati ed è igienizzante. Ha un profumo simile al Dash, quindi veramente profuma tanto, si sente già dal pacco che c'è un profumo molto molto buono. E poi ha la confezione ecologica, quindi non inquina, Mary. E quindi proviamolo. Poi c'erano in offerta i Lenor, 99 centesimi, 550 millilitri, 99 centesimi, quindi è stata una buona offerta e ne ho presi due di profumazioni. Ho preso l'Enor Panarea, che è la prima volta che lo prendo, e poi ho preso l'Enor Gelsomino Scarlatto, che hanno tutti e due dei profumi buonissimi, non li avevo mai provati. Ho detto vabbè, ma ne approfitto dell'offerta e li proviamo. Questo è buonissimo, buonissimo. Questo è buono, sa di fruttato un po'. E il Panarea, vediamo un pochino. Pure buono. Pure buono, non posso dire, i Lenor sono tutti buoni. Certamente ognuno di noi ha il suo Lenor preferito, però io sinceramente amo quasi tutte le profumazioni, non ho uno preferito preferito, anche se il mio preferito è il Fabuloso, sia il celeste che il bianco, quindi il Fabuloso, diciamo, mi piace tanto quella profumazione là, ma pure dell'Enor è la stessa cosa. Poi ho preso, andiamo al reparto alimentari, le Philadelphia piccole per Pietro e mamma. Poi ho preso lo yogurt greco, questo è l'autentico, al miele. Ne ho presi due per la colazione, per gli spuntini. Poi ho preso il latte, che era in offerta 69 centesimi, questo qua. Poi ho preso un pacco di rigatoni della Di Martino. Voi sapete che la Di Cecco l'abbiamo abbandonata, ragazzi, è aumentata 1,20 euro al pacco. La Di Martino stiamo sui 99, però come qualità è ottima. Poi ho preso un'insalata mista, bicchieri di plastica e ho preso dei cereali alle ragazze a Pietro. Questi sono quelli là al miele. Allora, questo è il mio svuota la spesa di oggi, una piccolissima spesuccia, giusto quello che mi serviva. E ci vediamo nel prossimo svuota la spesa con Alfi. Ne. Ah. Allora. Sette giorni, sono 7 domande. Allora siamo andati a prenotare che cosa? Il vestito Mamma. di carnevale. Che c'è? Ma 7 giorni, sono 7 domani. Sono 7 domani. Mamma mia, Pietro non sta nei panni perché quest'anno da carnevale si vestirà. Mettiti il giubbino. Come ti vestirai? Ah, dillo tu. La Squid Game. Da Squid Game. Come il film, la serie di Netflix che ha spopolato. Che c'è? Mamma, voglio un bicchiere d'acqua. Ma andiamo a casa, bevi a casa. E comunque abbiamo prenotato il vestito di Squid Game.
pagato un pochino troppo sicuramente, perché costa 42 euro, 43 anzi, la taglia di Pietro, perché Pietro tiene un po' la pancia, quindi andiamo nelle taglie già un po' più grandi e quindi mi veniva a fare 43. E vabbè, non fa niente, è solo lui che si veste da carnevale, posso accontentarla. Papà ha detto di sì. Cosa? Che ti vesti da Squid Game. Allora, buongiorno. Allora, siamo qua io e Debbie, stiamo andando un po' in villa a portare i bambini. E c'è Jacopo, già vestito da carnevale. Ma ve lo faccio vedere a questo bimbo bellissimo. Oh, saluta Spider-Man. Spider-Man, non scappare. Sta scappando con Pietro. Debbie, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bacione. Che si dice allora? Sto bene. Bella domenica, vero? No, no, oggi c'è un bel sole. Bella tranquilla, la domenica tranquilla. Yes. Jacopo si è vestito. Almeno lo sfruttiamo. Lo sfruttiamo il vestito. No, perché se poi capito qualche domenica magari piove. Oh. È vero. Insomma, sì, sì. E Pietro si vestirà domenica prossima, perché il vestito non è arrivato per la taglia che abbiamo preso. Non c'era ancora. Venuto e si è fatto subito riconoscere. Ti recavi? Ma lo faccio vedere a me? Guardate qua, guarda qua, wow. Grazie bimbi. È carnevale, ogni scherzo vale. Guarda, bimbi, ce n'è un altro po', eccolo, eccolo i bimbi. Ma ancora in tosta. Eccolo qua. Oh, bimbi. Dove me lo metti? Oh mamma mia. Oh mamma mia. Guarda, ma stai mettendo. Gesù. Vedete, ragazzi, solito posto, solamente che quest'anno abbiamo le panchine pitturate. Fermo Pietro, quest'anno guardate qua, hanno fatto tutte belle pitturate nuove, invece di là l'hanno fatta più marrone. Ma metti in testa, stiamo qua, ma di tazzi stiamo facendo l'anteprima, che come ne messo in gobo, ma si stanno sfiziando a buttarci le cose in testa. Vai Pietro, vai! Vai! Pietro non sa andare in bici ancora, deve imparare. Dai che ci riuscirai, eh! Oh, oh, signor. Tenente! I miei nipoti vestiti da carnevale. Bello, fai vedere a Giulia. Cappuccetto rosso. Com'è bella. Oh, cappuccetto, quanto sei buona. Oh, ma ci riesci proprio a vestire cappuccetto. Come sei bella. Bella, bellissima. Felicità e un bicchiere di vino con un panino, la felicità. Un bicchiere di vino con un panino. Eh beh, se si è felice anche con un bicchiere di vino e con un panino. Vabbè, possiamo essere felici anche con qualcos'altro, ragazzi, però mai che non ci pensavo. Ed eccoci qua, eccoci giunti nella mia skincare serale, ragazze. Insieme a voi. Allora, questo è il mossetto che faccio. Iniziamo subito la mia skincare. Ragazze, le brutte notizie. Stai prendendo botano. Cioè, fai figlia, ma io fanno fuori, ragazze. Sta soprattutto Ida, che è una cosa esagerata, e se sto botanico. Io già fa donna delle nevi, ragazzi, non è bello. Io devo fare la donna delle nevi e non dovete rompere le scatole. O botani, è mio. Andiamo. Ma vediamo quando ne esce qua. Ma ce ne devo due o tre pepuscelli. Ma già fa. Cioè, sono riuscita a prendere giusto un po' di schiuma, ragazzi, ma faccio fedecchio.
Oi, oi, pure se non mi hai truccato, ragazzi, è poco, è poco e è poco. Ceres. Ma è brutto già le vetture, eh? Ragazzi, non posso fare il rilievo, mi sciacquo. No, ma è possibile mai che io già trovo sempre sorprese, ca? Ma ci sciacquato giusto un poco, ragazzi, ca? Non sto capendo proprio niente. Comunque, andiamoci a mettere stasera. Questa fascetta è il top, stasera pare che non mi trovo. Andiamoci a mettere stasera. Contiamo sempre 5 gocce. Allora, ragazze, tra poco è San Valentino. 1, 2, 3, 4 e 5. Tra poco è San Valentino, chissà se abbiamo qualche sorpresa. Voi che dite? Che merite nostre ci fanno qualche sorpresino o no? Io già comincio a buttare i zippati. Franci, fra poco è San Valentino e ne vado. E dicono, Franci, mo sei fra poco che ben. Chi gli dice che ben? San Valentino. Poi ne dicono, è ancora poco più sotto. Franci, vedi come ti è matto. Bene San Valentino, o faccio ne capire tanto. Così chi lo può tu asco, si dice, mi hai già scordato. Adesso mettiamo un po' di contorno occhi. Ragazzi, i borsi vedi più poco. Oh no. Come fa? Le dà ci sta, mica si mi chiede Urel. Come dici, ti ho fatto buono i San Valentino? Francesi, non mi fai neanche un pensiero per San Valentino. Che la giornata non ti cucino niente, non ti faccio neanche una cosa buona. Perché non è che devi fare chissà qualcosa, ragazzi, i maschi, gli uomini possono portare anche un fiore, un cioccolettino, non è che ne porta gli anelli, hai diamanti, attenzione. Basta il gesto. Penso almeno come la vedo io. Ah, Meron. Oggi mettiamo pure un po' di tonico, prima la crema. Soci ragazzi, sto dietro a full festa, sì, non sto capendo proprio niente, sto capendo, sono tutta scioccata. Andiamo. Sto di grabbe roba, bro, carbone. Tonifica, allora, mo siamo a metà crema, ragazze. Poi passiamo i salutini e sorprese, il proverbio napoletano e la parolina in napoletano. Ah. Ha detto per mia mamma, ha detto per mamma. E tu poi che sei Valentino, ti sei come dice a fammi, mi padre da sono a quando ci ha mai sposato non mi ha fatto mai un regalo. E ci tu mamma, chi le puoi aiutare perché va fuori regali, ah? Non è tipo regalo. A parte che gli uomini con gli anni nei matrimoni, ragazzi, sono pochi quelli che persistono con i regalini, eh? Secondo me. Fidanzati, inizi anni sposati, più o meno si fa. Poi se leva a mezzo. E certo. Tutto si spesava, va, ragazzi. Bullette, bollettine, spedure. Non si capisce niente, ragazzi. Guarda che regalini. Qua ci stanno buttando proprio in... veramente fuori, eh. E speriamo bene, ca. Ah, oh, che bello.
ragazzi, ho finito, mi sono messa pure la crema con la fascetta al topo stasera, al topina. Mi ho fatto pure le sorge. Passiamo i salutini a sorpresa, al proverbio napoletano e la parolina in napoletano. Quando tu passi mi fai venire nosso, chi sto occhio tuo che sfizzi tu guarda. O canto nero sa quando un bicchiere, sospira e fa ah, sì, una bontà. Allora, grazie di aver guardato il mio video, grazie che mi seguite sempre. Iscrivetevi a Casa di Alfie, se vi piace attivate la campanellina. Salutini a sorpresa. Allora, in questo video voglio salutare le amiche Maria Rosaria Varone, Laura B, Carmela Sorrentino, Segamaglia Manuela, Angela Mariani, Maria Crescimone, Caterina Barra, Anna Maria Ascione e Teresa Del Buono. E poi un bacio a tutta la nostra community, le nuove iscritte, un bacio a tutti. Proverbio napoletano. Chi capisce, cumbiatisce. Chi capisce, compatisce. Questo proverbio sta a significare che solo chi ha vissuto particolari circostanze è in grado di compatire a chi si trova nella stessa situazione. Paroline in napoletano. Come chiamiamo noi la mucca? Passiamo agli animali. La mucca in napoletano. Noi la chiamiamo Avac. Quindi mucca noi diciamo Avac. Ci vediamo nel prossimo video a Casa di Alfie. Ciao.